A cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, l'Europa conobbe il famoso filosofo e pedagogista Rudolf Steiner. Padre dell'antroposofia e ispiratore dell'agricoltura biodinamica, Steiner fondò una vera e propria pedagogia basata sullo sviluppo armonico delle capacità di pensare, sentire e volere. Attraverso una metodologia educativa orientata al rifiuto del sapere nozionistico, in favore di un'attenzione alle discipline artistiche come la pittura, il teatro e la musica, Steiner pose le basi per una profonda rivisitazione del sistema educativo e pedagogico del tempo. Proprio l'originalità delle sue teorie e l'ancora tenue diffusione, soprattutto in Italia, portano le scuole steineriane a numerose iniziative di promozione e di autofinanziamento. E questo è il caso dell'asilo steineriano L'Altalena, realtà attiva da circa 10 anni sul comune di Cernusco sul Naviglio, che domenica scorsa ha organizzato il consueto appuntamento con il bazar di Natale. Oltre 100 tra i genitori e bambini hanno infatti preso parte all'iniziativa immergendosi in un vero e proprio clima natalizio. Corone d'avvento, stand di vestiti in materiali naturali, tisane e bambole fatte a mano per i più grandi. I più piccoli invece hanno potuto cimentarsi in laboratori di candele, di cera d'api e attività manuali. Ma spazio anche alla musica e all'arte, come la pedagogia steineriana insegna con un concerto e una mostra di pittura. Anche le istituzioni hanno preso parte all'iniziativa, attraverso l'assessore alla pubblica istruzione Maurizio Magistrelli, che si è vivamente complimentato con gli organizzatori. Sentirsi dire prima che il numero dei bambini che frequentano questa realtà quest'anno è aumentato, se non ho capito male 40, e mi sembra un bel traguardo. Vuol dire anche che si rende necessario trovare soluzioni più funzionali affinché questo asilo possa sviluppare al meglio le sue potenzialità, che penso ne abbia ancora molte. Nel piano di governo del territorio approvato 3 settimane fa, abbiamo previsto una nuova area nella quale sia possibile costruire, edificare una nuova scuola dell'infanzia. Quest'area verrà messa a bando, perché ovviamente tutte le procedure che segue l'amministrazione sono procedure pubbliche, e quindi nel mese di gennaio-febbraio penso uscirà questo bando. Ovviamente a questo bando è invitata anche questa realtà. Dopodiché chi si aggiudicherà l'area avrà tutto il tempo e il modo di costruire una nuova struttura, renderla viva per il quartiere nel quale sarà inserita. L'asilo steineriano è gestito da una cooperativa sociale che deve il suo successo anche all'aiuto di numerosi volontari, genitori e insegnanti. Ci siamo trasformati in cooperativa per avere uno strumento, diciamo, più efficace e più valido anche per la gestione di una realtà complessa come un asilo. E anche per dare modo a coloro che sono immediatamente coinvolti nel progetto, quindi innanzitutto le maestre, gli insegnanti, chi ci lavora, di avere un ruolo di maggiore responsabilità e proprio di primo piano. Beh, è una realtà che si basa ancora molto su un aspetto, diciamo, di volontariato, quindi essere presidente di una realtà di questo genere è un impegno grosso, soprattutto da un punto di vista come responsabilità morale soprattutto. Non è il mio lavoro, è un impegno che viene portato avanti proprio a titolo di puro volontariato. Io, come tanti altri che crediamo in questa iniziativa e che profondiamo in essa molte energie. Bazar di Natale è un momento importante nella vita della nostra realtà, perché è un po' il momento di ritrovo, diciamo, di tutti coloro che la frequentano, che sono presenti, che ci sono stati, famiglie che negli anni passati hanno avuto bambini in questa realtà. È un momento di gioia, di festa, ed è un momento anche in cui ci possiamo far conoscere e abbiamo la possibilità anche di accogliere persone che magari ancora non sono vicine al nostro mondo e non conoscono la realtà di questo asilo e che hanno modo di vivere una giornata con noi e di capire un po' chi siamo e cosa facciamo. L'appuntamento è per giovedì 25 nei locali di Piazza della Brugola per la presentazione rivolta ai genitori che potranno iscrivere i loro bambini nell'anno scolastico 2011-2012.